Giacomo, non lo fare! Lasciami in pace! Parliamone di fronte ad una tazza di tè! Quale tè? Quello schifo alla liquirizia! Ma se mi dici sempre che ti piace! È quello allo zenzero che mi piace, quello alla liquirizia! Piace solo a te e tu non mi ascolti mai! Perdonami! Ma Marisha, ma che sta lì fermo? E dattela fa! Che devo fare, capitano? Chiamate Don Mattone, presto! Buongiorno, sono Don Mattone, qual è il problema? Don Mattone, grazie al cielo, mio marito vuole farla finita! Voglio farla finita! Questo non va bene. La prego, Don Mattone, convinca mio marito a ripensarci! Don Mattone Armeio, Marisha. Puoi dirlo forte, capitano? Come ti chiami, amico? Giacomo. Piacere, Giacomo, io sono Don Mattone. Lo avevo intuito. Perché ti vuoi spalmare sul pavimento, Giacomo? Non può capire, Don Mattone. Mi stai dando dello stupido, Giacomo. No, è che sono cose Te lo ripeto un'ultima volta, qual è il tuo problema? Sono un piccolo imprenditore che non riesce a pagare i suoi dipendenti e mia moglie mi tradisce. Capisco, capisco, è tutto chiaro. Davvero? Solo perché sono un prete pensi che non possa risolvere problemi imprenditoriali e familiari? Beh, è che... Questa è discriminazione, Giacomo, e si aggiunge alla tua lista di problemi. E che stanno a dire, Marisha? Non so, non si sente, capitano. Don Mattone sa come smuovere gli animi delle persone. Ed è per questo che chi si toglie la vita commette peccato capitale e andrà dritto all'inferno. Cavolo, non ci avevo pensato. E ci saresti molto tempo, tipo per sempre. Non è una bella prospettiva. Vuoi ancora buttarti, Giacomo? Ci ho ripensato, Don Mattone. L'inferno non fa per me. Grazie, Don Mattone. Mi ha salvato, Don Mattone. Come posso stebitarmi? Potresti solo salutarmi il mio papà. Suo papà? Perché? Lavora da me? No, se n'è andato anni fa. Lo troverà in paradiso. Aia! Giacomo! Voleva farla finita, così l'ho eliminato personalmente in modo da non farlo andare all'inferno. Ma... Bravo, Don Mattone. Sempre un passo avanti. Almeno so che mi aspetterà in un posto migliore. Io non credo. Tu sei una meretrice. Dovresti essere bruciata e andare all'inferno. Come? Vado a prendere la legna, voi aspettatemi qui. Te la teniamo noi, Don Mattone. Proprio forte, suo prete. Benvenuto in paradiso, Giacomo. Qui troverai tutto il tè che vorrai. Ancora liquirizia? Ma c'è qualcuno che mi ascolti qui? Senti, a nessuno piace quello allo zenzero, o questo o niente.